Siamo presso la terapia intensiva neonatale della clinica Mangiagalli, una delle più grandi in Europa, e parliamo di Kangaroo Mother Care. Già il nome dice mother, in realtà poi impareremo che può essere fatta anche dal papà. Di cosa si tratta? In realtà l'hanno inventata dei pediatri in Colombia nei primi anni 80 perché non avevano a disposizione le incubatrici e quindi per tenere al caldo i neonati che nascevano prematuri venivano posti pelle a pelle, quindi nudi, a contatto con la pelle della mamma, e poi ovviamente abbiamo imparato che la stessa cosa poteva essere fatta anche con il papà. Ha dei grandi vantaggi questa terapia, è proprio una terapia, permette un contatto precoce del bambino pretermine con il proprio papà e la propria mamma. Quindi anche superata la fase più critica è possibile tirar via il bambino dall'incubatrice, anche se ha necessità ancora di assistenza respiratoria, basta che le condizioni siano stabili e lo si pone appunto a contatto del petto del papà o della mamma. Per quanto tempo? Più a lungo possibile, almeno un'ora e mezza, meglio due ore, per più volte al giorno. È una terapia molto utile perché permette al neonato di stare più stabile, prende il caldo materno, tutti i suoi apparati ne beneficiano e con questa terapia poi si crea un contatto che è molto importante per il neonato prematuro, che favorisce anche una cosa molto importante che è l'allattamento al seno, e quindi è un'opportunità anche per facilitare proprio l'allattamento al seno. Lo si fa il più lungo possibile anche in termini di giorni, quindi per tutta la durata della degenza in ospedale, e poi anche dopo la dimissione, anche quando il neonato a casa, questo contatto pelle a pelle lo tranquillizza. Crescono anche meglio, peraltro di peso, stanno meno in ospedale, quindi si accorcia la degenza, quindi una grande serie di vantaggi, è pure economico, non costa niente farlo, serve solo un'attenzione da parte dei medici e degli infermieri e dei reparti di terapia intensiva, che per farlo nel modo migliore devono essere aperti 24 ore su 24, come avviene in molte terapie intensive italiane, non ancora in tutte.